oggi volevo fare un video dedicato alla posizione del merchandise, perché so che non se ne parla molto, visto che la maggior parte delle persone viene presa con il ristorante. Allora, partiamo col presupposto che, come già sapete, io ho fatto il programma del merchandise nel 2009 e quindi so darvi qualche, ovviamente qualche informazione in più, insider. Allora, prima di tutto, la differenza principale tra merchandise e ristorante è che merchandise lavorate per la Disney, quindi siete proprio dipendenti Disney a tutti gli effetti, avete tutte le promozioni, tutti gli sconti. È come se un americano fa l'application per lavorare lì alla Disney, quindi voi venite trattati esattamente uguale a un americano. Invece Patina non è che venite trattati diversamente, però voi lavorate per Patina, quindi una cosa esterna alla Disney che sta nel parco. Quindi avete le Disney, sempre Disney, però un po' diversa, però comunque voi siete dipendenti Patina, non siete dipendenti Disney, ok? Allora, come funziona il merchandise? Prima di tutto, a differenza del ristorante, non avete quasi nessuno di italiano, perché ovviamente essendo compagnia americana avete manager Disney, quindi quasi tutti, vi dico quasi tutti perché adesso vi spiegherò che i vari negozi come funzionano. C'è solo un italiano che è Giorgio, che si occupa delle maschere, quelle veneziane. Allora, come vi dicevo, avete tutti i manager Disney, quindi parlate inglese, vi spiegate in inglese. Gli unici italiani che avete nei negozi sono i vostri colleghi. Allora, come funzionano i negozi? Qualcuna persona mi hanno chiesto se sia sempre nella stessa posizione, che negozi ci sono, eccetera, eccetera. Allora vi spiego: ci sono 4/5 posizioni. Ci sono appunto queste diverse posizioni. Allora, il primo è l'home garden, che più o meno sono sempre gli stessi negozi, cioè nel senso ci passate in mezzo, quindi sono tutti attaccati. Non è una cosa enormissima, cercherò di mettermi alcune foto mie perché magari si vede un pochetto dietro come è fatto, però comunque è piccolo il posto, non è che è un centro commerciale, insomma. Allora, vi dicevo, l'Home Garden è dove vendono principalmente alcune maglie della Disney con scritto Italia, piatti italiani, il caffè, comunque sul cibo, caramelle, baci perugina, cioccolatini, pasta, olio, queste cose così tipiche, tra virgolette, italiane. Vabbè, no, qualcosa ci sta comunque italiano. E poi c'è il wine shop, dove c'è una selezione di vini che voi venderete a bicchiere, e quindi lì dovete stare attenti a chiedere l'ID, se avete più di 20, se la gente ha più di 21 anni. Là ci sono regole molto strette, quindi state attenti. Quindi lì ci sono tipo 10-12 vini da servire e voi lì dovete sicuramente, dovete impararli tutti a descriverli e i nomi. Io vi dico che ero un ignorante, però comunque poi alla fine li impari tutti i nomi a descriverli, perché poi ovviamente gli americani te lo chiedono. Poi dall'altra parte della piazza, perché non so se avete visto le foto del padiglione, ma è fatta come Piazza San Marco di Venezia, quindi dall'altra parte della piazza, quindi dove ci sta il campanile, avete il Cristallo e l'Armani. Il Cristallo è dove vendono i profumi italiani, quindi Prada, Pucci, Dolce & Gabbana, queste cose così. E lì avete anche dei rappresentanti per queste compagnie, quindi sono loro che stanno lì a far sentire i profumi alla gente, eccetera, eccetera. E appunto vendono i profumi e poi soprattutto cose di sport, quindi maglie, non so, dell'Italia, della nazionale, zainetti, comunque cose così, sempre di abbigliamento. E poi avete anche gioielli, cose di Murano, orecchini, anelli e cose così. Poi a fianco, sempre nello stesso negozio, però a fianco esiste la posizione dell'Armani. Che una volta, adesso non so perché hanno un po' cambiato le cose, però una volta c'erano le statuette del presepe di Fontanini, penso ci siano ancora, però non so se l'hanno messa lì o nell'Home Garden, e lì trovate, vi dicevo, l'unico italiano che fa tipo, non da manager, però comunque gestisce il suo piccolo negozietto, che è Giorgio, che è colui che vende le maschere, quelle veneziane, insomma. Lì ci sono dei cast member apposta che lavorano solo nel reparto delle maschere, quindi fanno
voi magari l'aiutate, non so, se i guest vengono li aiutate oppure gli fate le confezioni, però comunque se la gestiscono loro la cosa. E appunto l'unico italiano che sta lì a cui potete dire, insomma, che parla proprio italiano, nato in Italia, italiano a tutti gli effetti. E come funzionano poi le posizioni? Nel senso, avete. Ah, e poi, no, mi stavo scordando, c'è cioè il fantastico KitKat, capite che ha questa postazione dove i bambini possono venire, praticamente c'è una figura attaccata a uno stecchino, un bastone, e girando intorno ai padiglioni possono mettere gli stamp delle varie, appunto, d'Italia, della Germania, così, e poi voi gli potete scrivere qualcosa su dei passaporti, non so, in italiano, scrivete ciao, benvenuti in Italia. E appunto loro vanno in giro per tutti i paesi a farsi timbrare questi piccoli passaporti e là possono colorare, insomma, se circondati un po' da questi mammocci. Come funzionano poi le posizioni? Nel senso, ci sono queste 4-5 posizioni, ma ovviamente non state tutto il giorno nello stesso posto. Come funziona? Allora, ovviamente la mattina non andate lì ad aprire all'alba, il parco apre alle 9, quindi andate lì un po' prima per aprire le casse e cose così. Ci sono delle rotazioni che è tutto gestito da un computer, quindi non so se ci sono già delle persone che hanno attaccato alle 9, io magari arrivo alle 10, faccio il clock-in e do il cambio di una posizione a un'altra. Da lì arrivano le pause, arrivano le rotazioni, quindi in una giornata non state sempre fermi nello stesso posto, ma state, non so, 2 volte al Vino, una volta al Lumen Garden, una volta al Cristallo, una volta all'Armani, comunque ve le girate un po' tutto in una giornata. E in una giornata di 8 ore avete delle pause, ovviamente, una da 40, la più lunga, cioè se lavorate più ore, mi sa tipo 8 ore, sì, 8 ore, avete comunque la pausa da 45, da 30 e da 15 minuti, che vi vengono sempre date con questi foglietti quando entra la gente, quando torna dalle pause. Comunque è inutile che vi spiego adesso perché non potete vederlo, quindi lo imparerete lì. Per i primi giorni vi verrà fatta. Dopo le tradition, che è tutto uguale a tutti gli altri, vi verrà fatto proprio il training sul posto, quindi del merchandise vero e proprio, con un altro cast member che già sta lì. Vi spiegherà tutto, vi farà vedere come si usa la cassa, come si fanno le chiusure, le aperture, insomma queste cose tecniche. E avrete penso 4-5 giorni appunto per imparare tutte queste cose, poi insomma ci sono tante piccole cose tecniche che imparerete lì. E un'altra cosa che potete fare, che io personalmente vi consiglio perché almeno cambiate. Siccome il lavoro del merchandise è un po' monotono, nel senso che comunque non è come il ristorante che vanno e vengono, ma comunque state lì così ad accogliere la gente, dovete sempre sorridere, comunque parlate un po' di più con la gente lì al merchandise. Potete fare delle cose in più, nel senso, semplice guest member, poi io ho fatto il training per diventare trainer, quindi se veniva gente nuova la istruivo io, e inoltre ho fatto floor stalker. Che cos'è il floor stalker? È colui, praticamente è una giornata diversa da stare nel negozio, perché tu ti occupi praticamente di rifornire tutte le cose che mancano nel negozio. Durante la giornata attacchi tipo verso l'una, però fai anche la chiusura delle casse. Però comunque è diverso, perché se fosse una giornata della serie sempre a parlare ai guest, insomma è una cosa alternativa da fare. E quindi stai lì tutta la giornata a rifornire, non so, il vino, le buste, cioccolatini che mancano e cose così. E appunto alla fine, alla sera chiudi le casse, fai la chiusura, vai a fare il deposito dei soldi. Comunque queste sono cose in più che potete fare magari per svagarvi un po', anche perché lì avrete una musica talmente ballosa durante la giornata che veramente a volte mi verrà di impiccarvi proprio perché è noioso. A volte ci saranno giornate veramente stranoiosissime che non ci sta nessuno al parco e vi dovete inventare comunque qualcosa da fare. E ovviamente i cast member del merchandise non è che possono stare così assolutamente. Qualcosa da fare ve la dovete sempre trovare, o pulite qualcosa, o aggiustate se mancano magliette, insomma cose così. Per quanto riguarda i soldi, mi sto prolungando abbastanza. Per quanto riguarda i soldi, ovviamente il merchandise prende di meno,
va in base alle ore. E io ero sulla media dei 165-180 dollari a settimana, ma fidatevi che ci si vive bene, nel senso che se ognuno ovviamente non esce tutte le sere, non spende, spande, ci si vive benissimo, la spesa la fai, i viaggi li fai. Ho fatto una crociera di una settimana, sono stata alle Cayman, alle Honduras, Belize, Messico, sono stata a New York, a Detroit, siamo andati a fare road trip lì in North Carolina, quindi le cose se uno vuole, e c'è gente che ha fatto molto più di me, ha viaggiato molto più di me, perché io alla fine in molti posti sono già stata in America. Però se volete fare le cose le fate, cioè non state lì, come ho sempre detto, a zappare la terra, quindi si fa tutto se si vuole. Penso sia tutto perché più o meno le domande erano queste su come funzionava il merchandise. Spero di essere stata chiara, ho dormito pochissimo ieri notte, quindi mi sento un po' stralunation. Lo so che vi sto stressando con questi video, però adesso ho il tempo di farli e di magari stare lì a spiegare un po' di cose, mentre quando sarò lì sono sicura che non ci avrò tutto questo tempo. Quindi, non so, spero di esservi stato utile come al mio solito e non so, se volete sapere qualche altra cosa scrivetemela nei commenti nella pagina o da qualche altra parte, sapete dove trovarmi. E niente, un bacione a tutti, ciao! Ah, una cosa che mi sono scordata di dirvi è che alla fine di questo video vi metterò alcune mie foto. Così potete vedere più o meno i negozi come sono fatti. E ovviamente io ho il vestito, il costume vecchio, adesso è cambiato. E siccome alcune persone mi hanno chiesto, mi hanno detto che non si trovano foto del costume nuovo, vi lascio la pagina Facebook che ha fatto Giorgio, ossia il padrone, che è quello che gestisce le maschere. E ha fatto questa pagina, appunto lì troverete un sacco di foto dei nuovi costumi, dei cast member che ci sono adesso e comunque dei negozi, qualche foto in più ci sta. E niente, bacione, ciao!